Ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori, andiamo subito a dare un'occhiata al nostro mercato che si è portato in territorio negativo, adesso sta riavvicinandosi alla parità, siamo a meno 0,01%, 17.158 di FTSE MIB. Andiamo subito a salutare il nostro ultimo ospite della giornata, ed è un po' che non lo vediamo, Francesco Caruso di Cicli e Mercati. Buonasera Francesco e ben ritrovato qui alle Fonti TV. Buonasera, buonasera Annalisa, buonasera a tutti. Effettivamente è bello essere di nuovo qua. Francesco, il lockdown ci ha costretti a rinunciare al nostro appuntamento mensile, ma adesso vedremo di recuperare, purtroppo ancora virtualmente, poi ti ritroveremo qui in studio sicuramente. Benissimo, sarò ben contento di venire. Tra l'altro, Francesco, il lockdown vostro, tutto il vostro team è iniziato subito a inizio emergenza per una tua scelta, appunto l'hai scritto anche sui social, è stata sicuramente molto apprezzata anche quando l'Italia ancora non aveva fatto i conti effettivamente con questa emergenza. Come mai? Diciamo che sono un attento osservatore di questo tipo di situazioni, ho in famiglia anche qualche parente che è immunologo e quindi conosce molto molto bene a fondo questo tipo di cose, e l'input era stato quello di stare molto attenti, perché non si capiva perché una cosa che aveva avuto uno spreading così forte in Cina non avrebbe dovuto poterlo avere in Italia. Quindi, appena abbiamo capito che c'era qualche cosa, ci siamo messi in smart working, che d'altro canto è una delle nostre modalità abbastanza abituali di lavoro. Quindi, in questo senso, non è stato un grande problema. Ecco, adesso in base alle tue previsioni ci potrebbe essere un contagio di ritorno nell'immediato o comunque dobbiamo aspettare al prossimo autunno? No, io non faccio previsioni in questo campo, già non le faccio nei mercati, quindi ancora meno, se vogliamo, in questo settore, che è un settore estremamente complesso. Quello che vorrei dire è che a me sembra che l'intervento delle banche centrali, necessario come sempre, però abbia un po' decentrato la realtà dei mercati rispetto a quella che è l'attuale situazione economica, che è una situazione economica certamente non uguale neanche lontanamente a quella che era prima di questo evento. Tra l'altro, a fine dicembre, in una delle ultime interviste, parlavi appunto di una situazione critica, un alto picco di volatilità nella prima parte del 2020. Ovviamente un evento di questa portata non era facile prevederlo, però c'era già nell'impostazione ciclica. Sì, diciamo che c'era la fortissima possibilità di un evento di alta volatilità, ma bisogna anche dire che non avevo la minima idea che fosse una cosa di questo tipo, di questa portata, neanche che il trigger fosse un trigger così, anche perché un trigger di questo tipo, cioè una pandemia, è un trigger completamente sconosciuto, nel senso che è la prima volta nei mercati moderni che questo accade, di fatto. Lo possiamo definire, dato che adesso è passato un po' di tempo, siamo anche un po' più lucidi, ancora un cigno nero o era più facile di quanto non sembrasse prevedere, che si sarebbe steso così tanto? Cioè, già dalle prime avvisaglie cinesi ci dovevamo aspettare un impatto del genere. Ma allora c'era qualcuno come Nassim Taleb, che poi è quello che ha scritto Black Swan, che aveva visto tra le cause possibili di un evento out of the blue, come si definisce anche quello di una pandemia. E, a mio modo di vedere, è ovviamente un black swan, anche dal punto di vista tecnico, è stato assolutamente un black swan. Ma quello che vorrei dire è che, nonostante questo recupero molto vistoso, che poi ha interessato solo certi mercati, i mercati americani, i mercati europei sono stati interessati in misura molto minore da questo recupero così vistoso, io sarei molto cauto a darlo dare per finito anche l'effetto sui mercati di questa situazione. Molto. Quindi procediamo ancora con i piedi di piombo. Ecco, ricordavi giustamente l'effetto banche centrali, perché diciamo la verità, senza il loro intervento,
non vedremmo sicuramente questi livelli di prezzo che non sono sostenuti né da dati macroeconomici, ancora oggi 3 milioni e 100 di nuovi disoccupati in una settimana negli Stati Uniti, né dalle trimestrali che hanno dimostrato grandissime perdite. Ecco, a questo punto possiamo dire che i mercati sono anestetizzati da questo grande eccesso di liquidità. Come lo vediamo su effettivamente poi? Le economie sono in recessione. Noi stiamo aspettando pazientemente che chi è preposto a dircelo ufficialmente ce lo dica, ma sappiamo che il National Bureau of Economic Research, che è l'istituto americano, di solito lo dice molto tempo dopo. Stiamo parlando di molti mesi, a volte anche più di un anno dopo. La BCE in questo momento non ce lo dice. Ci ha detto qualcosa il Fondo Monetario Internazionale, dicendo in maniera molto chiara che c'è una recessione globale, e in un'economia in recessione, una situazione di recupero dei mercati così vistosa come quella che ha avuto il Nasdaq, in generale la borsa americana, palesemente guidata e innescata solo e soltanto, a mio modo di vedere, o comunque in stragrande maggioranza, dalla Federal Reserve. Infatti ci sono dei grafici che girano sul web molto facili, che fanno vedere una correlazione strettissima tra l'aumento dell'intervento concreto della Fed e il grafico dello Standard & Poor's. Ragion per cui io obiettivamente ancora un attimo di cautela l'avrei assolutamente, anche perché nel momento in cui finiranno questi interventi, le banche centrali, a meno di non continuare a inondare il mondo di liquidità, il che non può non avere degli effetti, a meno che non stiamo tutti giocando, è chiaro che avranno dei problemi. Ecco, lo vediamo già in onda un grafico appunto di Bloomberg che tu ci hai tenuto a inviare appunto da commentare proprio che fa vedere l'altissima concentrazione perché noi poi parliamo di rialzi degli indici, ma di fatto dovremmo parlare dei rialzi di queste società, Francesco. Oh, questo è un discorso importante. È inutile che parliamo del fatto che Amazon va bene perché la gente sta chiusa in casa e compra le cose. Queste sono delle ovvietà da bambini. La verità è un'altra, è che la Fed ha comperato sul mercato gli ETF e che gli ETF sono uno strumento che premia costantemente i titoli più capitalizzati. L'effetto è quello che voi vedete in questo grafico. E cioè, il fatto che 5 titoli da soli ormai capitalizzino più del 20% di un indice complesso, complicato, strutturato e molto molto interessante come lo Standard & Poor's. Tra l'altro il leader sicuramente mondiale delle borse. Allora, questo è un concetto forte, perché se uno va a vedere nel passato, quando ci sono state delle concentrazioni simili, neanche del tutto uguali, ma anche inferiori a quella di adesso, cioè nel 2000 e nel 1990, stiamo parlando di due momenti che sono stati seguiti da due recessioni ufficiali americane, oltre a segnare anche una inversione in questa tendenza. Ecco, quindi Francesco, è come se dicessimo che di tutta questa liquidità stanno beneficiando in pochi. E Molto in pochi, molto molto in pochi. gli altri rimarranno più indietro, quindi si aumenterà anche il divario tra le società più capitalizzate e quelle meno. Questo è un problema molto grosso che io lascerei al mercato di risolvere. Quello che posso dire, che si vede in questo momento, è che ci sono 6-7 titoli, perché a quei 5 dobbiamo aggiungere anche Tesla, che negli ultimi mesi è stato di gran lunga il titolo che ha mosso più denaro al mondo, nel bene, nel male, è andato da 500, 900, poi è tornato giù, poi è tornato su. Anche lì è impossibile parlare di discorsi fondamentali o di prospettive, ma io dico, in un mondo dove noi non sappiamo neanche cosa faremo domani? Come facciamo a parlare di prospettive di lungo termine con una facilità tale? Ecco, c'è già una lezione che però possiamo imparare da questa crisi e che ci aiuterà a venirne fuori, secondo te? Dobbiamo imparare a non essere avidi. Dobbiamo imparare che i mercati, che sono un grande meccanismo,
A volte riservano dei brutti scherzi e soprattutto cercano di smentire tutte le lezioni imparate prima. Da quando questo movimento è iniziato, da quando il ribasso è andato avanti, io non ho fatto altro che vedere sui social media persone che inneggiavano a lungo termine, inneggiavano al fatto che il buy on dips è una strategia che non può non funzionare perché ha funzionato sempre, perché quindi assolutamente bisogna anzi aumentare la quota in azioni in portafoglio, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Io ho imparato qualcosa in questi pochi anni che frequento i mercati, e cioè a non dare mai niente per scontato e soprattutto a non dare per scontato quello che tutti gli altri danno per scontato. E quindi in questo senso mantengo un approccio molto cauto. In questo momento a me, ma non da adesso, da molti mesi, è sempre piaciuto l'oro. È sempre piaciuto il Bitcoin l'ho sempre trovato molto interessante, ne ho parlato anche in uno special report che ho lasciato libero sul mio canale Telegram, prima di questo movimento rialzo, e secondo me questo movimento rialzo è molto interessante dei Bitcoin, ed è più maturo di quello che secondo me diceva Stefano Bargiacchi, il Bitcoin non è più un bambino, eh? Adesso su questo secondo movimento ci sono stati dei volumi enormi, molto più forti che non quelli sul top, quindi secondo me è un movimento molto interessante da seguire, per chi ovviamente ha un profilo di rischio, eccetera, eccetera. Quindi non sto parlando di un investitore che come alternativa al BTP si piglia Bitcoin, perché queste sono delle cose assurde. Però ecco, diciamo che sono un po' scettico su altre asset class. Ecco, ne approfitto anche della domanda del nostro telespettatore che dice qual è la migliore opportunità dove investire per chi ha una somma liquida in questo momento per cercare di capire insieme a te quali saranno gli asset della ripartenza. È una domanda enorme questa, a saperlo saremmo tutti investiti in quello. Secondo me bisogna procedere per esclusione. La prima asset class da escludere per il lungo periodo è proprio quella dei bond governativi, che in questo momento non offre nessun tipo di appiglio dal punto di vista dei rendimenti. Non conto neanche la liquidità, che ovviamente è fuori discussione. Io continuo a essere convinto che l'oro sia un asset per chi lo capisce, per chi può tenerlo in portafoglio. Quindi non stiamo parlando di un investitore, tra virgolette, standard, ma stiamo parlando comunque di un investitore evoluto. È un asset sicuramente interessante, soprattutto da raccogliere sulla lettera. Sui mercati azionari io oggettivamente non mi sento di dare consigli particolari nello specifico in questo momento, né consigli di acquistare, tenere, accumulare, tutte queste cose sono cose risapute. Vorrei cercare di uscire dalla banalità, magari di provare a dire due cose. Una, state sugli indici perché sui titoli c'è una confusione enorme, enorme. E quello che sembra scontato oggi può diventare esattamente il contrario domani. E poi se c'è un settore, se mi posso permettere di dirlo, sul quale io da 10 anni, forse anche di più, sto puntando e continuo a pensare che sia uno dei settori leader del futuro, sono le biotech, le biotecnologie. Quindi più indici, meno titoli. Le biotech, l'Italia come la vedi? Dal punto di vista sanitario è stata una di quelle più penalizzate al mondo. Prevedi che ci possa essere un minimo di ripresa? Non capisco perché. Non capisci No, perché. non capisco perché ci dovrebbe essere la ripresa su un mercato che ha un'economia più debole degli altri, che ha una struttura interna, sicuramente molto di mercato, di indice, molto, molto vulnerabile, no? E poi è impossibile paragonare le banche di adesso alle banche del 2000, sono degli esseri completamente diversi, sono dei business model totalmente diversi, sono delle Quindi trovi cose anche molto imparagonabili. ingiustificato questo rialzo del settore finanziario e bancario italiano. No, beh, un rialzo, questo è un rimbalzo tecnico, non è un rialzo.
un rimbalzo tecnico Rimbalzo questo, tecnico, ok. assolutamente, non è un rialzo. Quindi il peggio Non non è è. ancora finito. Non lo so, io questo non lo so perché non conosco il futuro, dico soltanto che in questo momento mi sembra che ci siano molte incognite, ma non soltanto dal punto di vista macro, ma anche dal punto di vista quantitativo, tecnico. Quindi il fatto che molti chiamino questa inversione a V, che poi in realtà è come hanno detto anche altri commentatori, è vera solo su pochissimi mercati, in particolare sul mercato americano, in particolare sulla tecnologia. Mentre invece su altri mercati c'è una L che si spera si trasformi in una U, ma vediamo, aspettiamo. Bene, Francesco, abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti. L'ultima domanda che ti volevo fare è, loro si è comportato, secondo te, effettivamente sempre durante tutta la crisi da bene di rifugio? Ci sono stati momenti in cui era anche difficile interpretare loro? Se uno fa un grafico dei rendimenti dal 1990 in poi, vede che l'oro non è che ha battuto le altre classi di asset, le ha stracciate, le ha umiliate. E nel lungo periodo solo i portafogli che avevano l'oro dentro, una percentuale che andava da 10%, se vogliamo, a percentuali superiori di oro, è stato in grado di battere, di vincere, di sopportare certe volatilità dei mercati. Il discorso mi sembra finito lì. Bene Francesco, grazie di essere stato con noi anche in questa puntata e spero di riaverti prestissimo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Buona serata. E con un FTSE MIB sceso a 17.124, inflessione dello 0,20%, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, torniamo a brevissimo perché andremo a collegarci con Giuseppe Di Vittorio per la chiusura di Piazza Affari. A tra poco.